Bentrovati amici di Daruma View, eccoci qui, finalmente ritorno con un bel unboxing. In realtà ne ho qualcuno da mostrarvi ancora che non ho postato, ahimè, per mancanza di tempo, però questo ci tenevo a farlo subito perché secondo me è una delle uscite più importanti di questo mese di maggio, ma forse anche una delle più importanti dell'anno, almeno per quanto riguarda gli appassionati di animazione, in questo caso anime giapponesi. Stiamo parlando di questo bel box con tutti i film per quanto riguarda la saga di Dragon Ball. Ovviamente per tutti i film mi riferisco, ovviamente, come vedete c'è anche sul cofanetto, alla saga di Dragon Ball Classica, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Quindi sono fuori gli ultimi film che tra l'altro sono usciti sempre in Blu-ray per Lucky Red Kei Film, se non erro. Che è ovviamente sempre Lucky Red, quelli li trovate a parte, ma in questo cofanetto ci sono tutti i 20 film, tra film e speciali TV, quindi tra film cinematografici e speciali TV, che sono stati fatti sulla saga di Dragon Ball. I titoli sono questi che vedete sulla costina in testa al cofanetto. Come vedete sono 20 film e all'interno sono divisi per dischi, quindi sono 20 film per 20 Blu-ray, quindi è stato fatto secondo me un ottimo lavoro già per quanto riguarda diciamo lo spazio dedicato ad ogni film, perché ogni film è su un disco. Questo cofanetto è uscito anche in edizione DVD per chi è rimasto indietro e l'edizione Blu-ray è esclusiva al momento di Amazon, quindi lo trovate solo su amazon.it, poi troverete sicuramente il link nella descrizione, se lo volete andare insomma a vedere o a acquistare. Questi sono i lati del cofanetto, come vedete dentro sono 5 amarai con i vari film e qui ci sono tutti i dettagli. Aspettate che cerco di mettervelo nel migliore dei modi. Come vedete c'è il formato che può cambiare a seconda tra lo speciale televisivo e ovviamente cinematografico. Audio italiano e giapponese. Il doppiaggio è quello Mediaset, quindi mi dispiace per chi si aspettava di trovare anche il doppiaggio da Dainit, ma su questo voglio aprire una parentesi o Dynamic, perché al tempo forse era più Dynamic che Dainit, però vorrei dire che forse è un po' esagerato aspettarsi un doppiaggio di una casa addirittura concorrente, perché non credo che li rilasci a cuor leggero a una casa concorrente come Yamato, Dainit, o comunque se glieli dà ad un prezzo non proprio diciamo abbordabile. Quindi trovo giusta la decisione di Yamato e in questo caso Koch Media che distribuisce il cofanetto di includere solo il doppiaggio di Mediaset in primis, perché nonostante tutto che Dragon Ball comunque era stato doppiato prima e tutto il resto, il successo è comunque dovuto al suo passaggio su Mediaset, quindi la maggior parte delle persone conosce quelle voci. E seconda cosa, secondo me, se volete fare i puristi, come è giusto che sia, i film vanno visti con l'audio originale giapponese, aiutati ovviamente con i sottotitoli in italiano. Quindi, secondo me, sono critiche un po' veniali, anche se ovviamente a tutti avrebbe fatto piacere avere un cofanetto con tutti gli audio, definitivo, quant'altro, ma un cofanetto definitivo sarà molto difficile averlo, appunto perché ognuno ha i diritti di qualcosa e non li lascia all'altro, perché giustamente proprio per non fargli creare il prodotto anche definitivo. Quindi magari non rompiamo le palline per cose che sono un po' futili. Per quanto riguarda la qualità, io ho visto, mi sono già sparato i primi due film, io la trovo una qualità molto più che apprezzabile, per buoni versi anche ottima, perché parliamo comunque di film in SD, realizzati in SD, parliamo di film fatti spesso anche in economia, perché alcuni sono speciali televisivi, alcuni ovviamente sono cinematografici, ma comunque non parliamo di prodotti ad alto livello come potevano essere o sono i film della Ghibli, quindi è anche ovvio che la qualità anche nel restauro non sia stata fatta allo stato dell'arte, anche se secondo me così non è, perché la qualità è molto buona, quindi non sono assolutamente d'accordo con le critiche che leggo anche su Amazon. Io non so che cosa vi aspettate. La stessa cosa
è stata su Arigen Polymar, Qiashan e Techamen della Dynet. Vi aspettate forse dei livelli di eccellenza che in realtà determinati prodotti non li possono raggiungere. Quindi onestamente, secondo me vi dovreste dare anche un po' una calmata al giorno d'oggi. Tra l'altro questo cumanetto viene venduto a un prezzo veramente ridicolo, perché parliamo di neanche al momento neanche meno di 5 euro a film e a disco, quindi veramente secondo me è un prodotto venduto a un prezzo direi quasi irrisorio per la mole di contenuti che c'è al suo interno. Ve li mostro un po' un attimino così veloce e poi ve li ripasso nel dettaglio. Questi, come vedete, sono i 5 cofanetti e in ogni cofanetto ci sono i film. Questo è il primo box. Come vedete, questa è la parte frontale e retro per quanto riguarda la prima Amarai. Poi al suo interno ci sono, vedete, i dischi, che sono quattro, e poi dentro ci sono le altre due copertine. Quindi se qualcuno magari quando si guarda i film, se li vuole ruotare la copertina per avere le copertine dei film che sta guardando, lo può fare. E poi c'è un fogliettino di 4 pagine con la locandina del film, vedete anche numerati, movie 1, 2, 3 e 4, e una breve sinossi. Quindi devo dire che secondo me, da questo punto di vista, è stato fatto un bel lavoro per, diciamo, anche salvaspazio, perché lo spazio è sempre di meno, quindi da questo punto di vista, tanto di cappello all'idea di dedicarsi ad un cofanetto in questa maniera, insomma, salvaspazio. Però mantenendo comunque una qualità dei contenuti veramente di buon livello. Questo è il box 2, anche qui abbiamo 4 dischi, anche qui copertina reversibile. I dischi, come vedete, più o meno hanno ovviamente grafica diversa, ma sono fatti con lo stesso tipo di idea di artwork. E questo è il fogliettazzo per quanto riguarda questo box. Lo trovo molto più riuscito e molto più bello questo di box rispetto a quello di One Piece. Trovate l'unboxing sempre qui sul canale. Questo onestamente io lo trovo molto più riuscito rispetto a quel box per quanto riguarda la disposizione delle copertine, avere comunque la locandina intera. Quello invece hanno deciso di farlo in un'altra maniera, ma proprio sotto, perché spesso anche molti non sanno, comunque fanno finta di non sapere che i giapponesi sono molto ferri su ciò che tu puoi fare e non puoi fare con le loro opere, e decidono loro cosa tu puoi fare. Quindi spesso e volentieri ciò che viene proposto sono decisioni che vengono imposte dalla casa, o comunque vengono accettate dalla casa. Quindi anche in quel caso, e anche se guardate il cofanetto di One Piece mi sembra in Francia o in Spagna, è gestito nella stessa maniera. Questo vuol dire che è proprio Toei in quel caso che vuole il cofanetto in quel modo. Qui, come vedete, anche altre sempre cover reversibili. I dischi ve li ho fatti vedere. Questo è il box 3, sono sempre 5 dischi. Questi sono i film all'interno. I fogliettini purtroppo sì, sono un po' così, purtroppo questi vengono inseriti poi a mano, e quando chi li inserisce poi va alla bontà e alla fretta di chi ha inserito il fogliettino all'interno. Andiamo al quarto box, sempre 4 dischi. Vedete, qui ci siamo avvicinati alla saga di Dragon Ball Z. Fogliettazzo. Faccio vedere figura intera le due cover. Poi, come avete visto, i dischi hanno ovviamente la stessa grafica, ma cambiano solo
i personaggi. Purtroppo a livello di contenuti extra non c'è nulla. Non hanno inserito nulla, ma questo è una costante purtroppo di questi prodotti, quindi non ci possiamo aspettare di più. Questo è l'ultimo box, ovviamente con gli speciali, con qualche speciale TV e sempre con qualche film animato. E qui finisce con il film su Dragon Ball GT. Faccio vedere i dischi e poi vi mostro l'ultima copertina. Allora, ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda il box. Io ripeto, secondo me è un gran bel box da collezione. Se siete appassionati di Dragon Ball, ve lo straconsiglio. I sottotitoli italiani sono fedeli all'originale, quindi per questo vi dicevo, se volete fare i puristi, audio originale e sottotitoli italiani fedeli all'originale, così non avete nessun tipo di problema e vi gustate Dragon Ball come è stato pensato, perché non è stato pensato in italiano, quindi le critiche magari all'interno anche come vedete c'è il drago Sherron se l'ho nominato bene io sono sì, sono negato con le pronunce quindi lo sapete e nulla ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video se vi ha fatto piacere e vi è piaciuto mettete un bel like al video, se volete sapere e essere aggiornati sui video che pubblichiamo, iscrivetevi al canale e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti, ciao ciao.